Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Tesserolo, insegno all'Università degli Studi di Trieste due corsi, due materie che si chiamano macchine elettriche e progettazione di macchine elettriche. E quindi oggi volevo fare non un seminario, non una lezione, ma una chiacchierata abbastanza informale, ma spero interessante e informativa, che riguarda proprio le macchine elettriche al giorno d'oggi, con i relativi scenari e le prospettive di sviluppo nell'ambito di quel processo più generale di cui spesso si parla. Si chiama elettrificazione. Cosa sono le macchine elettriche? Spesso quando si parla di macchine elettriche si pensa per forza a dei veicoli elettrici, quindi agli automobili elettriche. In realtà non è così. Le macchine elettriche, le automobili elettriche usano i motori elettrici, quindi quello è un ambito in cui le macchine elettriche trovano oggi un importantissimo impiego, ma in realtà quando si parla di macchine elettriche si fa riferimento più in generale, in senso più generale, a motori e a generatori elettrici. Quindi che cos'è un motore elettrico? È un dispositivo, diciamo, ingegneristico il quale assorbe potenza elettrica, tipicamente dalla rete, e la trasforma in potenza meccanica che poi serve a far girare chiaramente quello che è attaccato al motore. Può essere una pompa, può essere un compressore, può essere la ruota di un'auto elettrica, di un'automobile elettrica. I generatori elettrici che cosa sono? Sono invece, diciamo, in qualche modo dei dispositivi complementari perché assorbono potenza meccanica dal motore primo che fa girare questi generatori elettrici e convertono questa potenza meccanica in una potenza elettrica che poi viene, diciamo, iniettata, viene riversata nella rete elettrica per poi successivo utilizzo anche da parte, per esempio, dei motori elettrici, ma non solo, anche per esempio per alimentare impianti di illuminazione o tutto quanto richieda, diciamo, l'impiego di energia elettrica. I motori elettrici li possiamo trovare veramente in una grandissima varietà di forme e di dimensioni. Possiamo avere dei motori elettrici come quelli che fanno girare il trapano di un dentista, possiamo avere dei micromotori che stanno addirittura, come si vede qui, sulle dita di una mano. Per passare attraverso motori elettrici che troviamo, non lo so, nelle automobili, nelle lavatrici, oppure i generatori che troviamo nei gruppi elettrogeni, nelle fiere paesane, per esempio, per arrivare fino a motori e generatori elettrici di enormi dimensioni, come quelli rappresentati in questa foto, dove si diciamo, può apprezzare la dimensione di queste macchine anche per confronto con le persone che sono ritratte nella medesima fotografia. Ecco, pochi sanno che una delle più grandi aziende attualmente esistenti al mondo, che si chiama Nidec, è proprio un'azienda che produce macchine elettriche, motori e generatori elettrici, un'azienda nata più di 50 anni fa. Nel 1973, fondata da questo signore, si chiama Nagamori, in realtà è nata da poco più poco più che un capannone, diciamo con un investimento veramente piccolissimo di quelli oggi sarebbero qualche decina di migliaia di euro, e poi è diventata nell'arco degli anni un colosso industriale, diciamo una multinazionale di portata assolutamente globale che conta oltre 100.000 dipendenti. È un'azienda, diciamo, che ha fatto il suo principale business producendo micromotori per azionare hard disk, quando gli hard disk venivano ancora montati all'interno dei personal computer. Oggi sappiamo che i personal computer di oggi non montano più degli hard disk. E allora uno dice, vabbè, cosa è successo di questa azienda? È fallita? No, non è fallita perché grazie alle grandi capacità strategiche, diciamo, imprenditoriali del suo management, in particolare il signor Nagamori, l'azienda si è diversificata nell'arco degli anni, quindi ha fortemente ampliato la propria gamma di prodotti e quindi oggi, per esempio, si trova ad essere un leader mondiale nella produzione, per esempio, di motori elettrici per la propulsione per l'ambito automotive, quindi per la propulsione veicolare, ma in realtà la Nidec ha acquisito stabilimenti un po' in tutto il mondo e produce anche grandi motori, ad esempio per l'industria del gas naturale, oppure motori per elettrodomestici. Motori elettrici li trovate un po' dappertutto, se smontate una stampante, chiaramente trovate
motori elettrici in corrispondenza a qualunque parte, diciamo, che sia in movimento. Sia si tratti di un movimento di tipo rotativo, come vediamo qui, sia che si tratti di un movimento di tipo lineare. Chiaramente ogni tipo di movimento viene realizzato da un motore elettrico di opportuna forma e di opportuna progettazione. Troviamo motori elettrici chiaramente anche negli elettrodomestici. Sono quelli che fanno girare il cestello delle lavatrici, sono quelli che muovono il compressore dei frigoriferi, la punta del trapano, la ventola dell'asciugacapelli. E tanto per calare un po' questi discorsi che stiamo facendo anche nella nostra realtà un po' territoriale, possiamo dire che abbiamo proprio nella nostra regione, in provincia di Pordenone, a Corcira, uno stabilimento che è stato acquisito oltre un decennio fa, proprio da quella multinazionale Nide di cui parlavo prima, è uno stabilimento di circa 250-280 dipendenti che produce proprio motori elettrici per elettrodomestici, per Electrolux, ma anche per Bosch e per molte altre case produttrici, diciamo, di elettrodomestici. Troviamo chiaramente motori elettrici nell'ambito industriale, un po' dappertutto, perché tutto quello che si muove nell'ambito industriale è mosso da motori elettrici. Qui vediamo motori che azionano pompe, che azionano ventilatori, che azionano gabbie di laminazione. Pensiamo ai robot. Nei robot non li vediamo direttamente i motori elettrici, ma ci sono. Chiaramente i robot sono presenti in moltissime fabbriche attuali, le cosiddette smart factories, quindi nelle fabbriche automatizzate, no? Che funzionano attraverso dei robot. È chiaro che i bracci meccanici dei robot possono muoversi proprio grazie a motori elettrici che sono installati al loro interno. Così come troviamo naturalmente motori elettrici nell'ambito dell'energia, della produzione di energia, pensiamo al gas naturale, per esempio, del quale tanto si parla soprattutto in questo periodo, in questi tempi. Il gas naturale deve essere chiaramente estratto, ma deve essere poi pompato attraverso i gasdotti, deve essere spesso liquefatto per trasformarlo in gas naturale, appunto liquido, da caricare sulle metaniere, da trasportare poi via mare fino agli impianti di rigassificazione. Ecco, questo diciamo, ambito del gas naturale, quindi dell'estrazione, del pompaggio, della liquefazione, del processing in generale del gas naturale, è l'ambito nel quale si trova un'applicazione importantissima delle macchine elettriche, l'ambito nel quale sono utilizzati tra l'altro i motori elettrici di più grande taglio. Qui vediamo un esempio di un motore di 60 MW, quindi 60 milioni di MW. Potete apprezzare le dimensioni sempre per confronto con queste due persone ritratte qui vicino. E si tratta di un motore che è stato prodotto proprio da uno stabilimento Nidec che si trova a Monfalcone, provincia di Gorizia, quindi a una trentina di chilometri da Trieste, e un motore, diciamo, al cui progetto, alla cui analisi, alla cui simulazione, eccetera, tra l'altro noi come gruppo di ricerca all'Università di Trieste abbiamo significativamente contribuito. I motori elettrici li troviamo nelle auto elettriche e nelle auto ibride, come vedete da questa immagine. Naturalmente non sono gli unici dispositivi elettrici, ci sono anche le batterie, ci sono dispositivi di accumulo. Però certamente i motori elettrici sono un po' il cuore, se vogliamo, dell'auto ibrida, dell'auto elettrica, e non rappresentano ancora una tecnologia consolidata. Basti pensare, vedete qui in questa slide, ho mostrato, preso in considerazione alcune auto elettriche, secondo i marchi più prodotti, diciamo, in anni relativamente recenti. E vedete, qui abbiamo Honda Accord, Honda Civic, Honda Prius, secondo i vari modelli, eccetera, BMW, Nissan e via dicendo. E ognuna di queste auto l'ho, diciamo, associata ad un certo acronimo, e ho rappresentato qui sopra uno schema, se vogliamo, quello che chiamiamo una sezione trasversale, dei motori elettrici di propulsione utilizzati all'interno di questi veicoli. Vedete la varietà di progetto. Tra l'altro, tutte queste soluzioni progettuali molte di queste sono comunate dalla presenza di magneti permanenti, quindi
che sono i rettangoli blu e rossi che vedete qui, montati sulla parte mobile, cioè sul cosiddetto rotore. E cosa sono i magneti permanenti? Sono delle calamite particolari, diciamo, capaci di produrre un campo magnetico molto intenso, che poi è quello che fa girare sostanzialmente la macchina elettrica. E vedete la varietà, diciamo, di progetti, di geometria attraverso le quali è possibile collocare questi magneti permanenti sulla parte rotorica. E notate anche come in alcune di questi motori elettrici, per esempio quello che è usato all'interno della Renault Zoe, non ci siano magneti permanenti, ma ci sia un'altra tecnologia. Quindi il rotore, troviamo un rotore che invece di montare magneti permanenti, monta degli avvolgimenti elettrici di eccitazione. Oppure abbiamo anche i primi motori utilizzati nella Tesla, nel veicolo Tesla, che è stato uno dei primi importanti veicoli puramente elettrici. E vedete che era un motore asincrono. Un motore asincrono è un motore, diciamo, dove non ci sono né magneti permanenti né avvolgimenti di eccitazione, ma ci sono semplicemente delle sbarre, diciamo, di alluminio, di rame, collegate poi alle estremità da anelli metallici, quindi con una diciamo enorme facilità, robustezza realizzativa, e si tratta di motori, diciamo, che però funzionano egregiamente. Sono stati infatti una delle invenzioni più importanti dello scorso secolo ad opera di Nikola Tesla, questo grande inventore, diciamo, questo grande scienziato, inventore, ingegnere di origine serba, il quale ha inventato i motori asincroni, che sono stati i primi motori che sono stati montati all'interno della Tesla. Poi in realtà gli attuali modelli della Tesla sono passati anch'essi, diciamo, all'impiego dei magneti permanenti. Comunque la Tesla si chiama così proprio perché i primi modelli montavano un motore a induzione e il motore a induzione è stato inventato da Nikola Tesla. Naturalmente motori elettrici li troviamo nei treni, che già da un bel po' di decenni non sono più treni a vapore, naturalmente sono propulsi da motori elettrici. Un tempo erano motori in corrente continua, oggi per la maggior parte sono motori in corrente alternata, specialmente come quello che vedete qui, specialmente per i treni più moderni, quelli per esempio ad alta velocità. Troviamo dei grandi motori e generatori elettrici, in particolare motori elettrici nelle navi da crociera, come quelle che vengono prodotti per esempio nello stabilimento Fincantieri di Trieste, no, nello stabilimento, diciamo, vengono prodotti a Monfalcone e vengono progettati nello stabilimento Fincantieri di Trieste. E qui vediamo uno schema, no, di quello che è il sistema elettrico principalmente all'interno delle navi, dove ci sono dei grandi motori a combustione interna, come quelli prodotti nello stabilimento Wärtsilä, sempre di provincia di Trieste. Troviamo dei generatori accoppiati che vengono trascinati da questi motori diesel, e alcuni di questi generatori sono prodotti da uno stabilimento Nidec di Monfalcone, e poi abbiamo dei grandi motori elettrici, quali sono più alimentati, tra le altre cose, dai generatori elettrici di bordo, motori elettrici quali muovono le eliche, le enormi eliche di queste navi. Qua vedete un esempio di questo motore elettrico di propulsione navale, e anche qua apprezzate la dimensione di queste macchine. Anche il trasporto aereo non è immune dal processo dell'elettrificazione, perché possiamo immaginare, anche se non è una certezza, che nei prossimi, non voglio dire anni, ma decenni, anche gli aerei diventeranno elettrici. C'è stato nel 2019, è partito un progetto, o anche un po' prima del 2019, della verità, un progetto da parte dell'Airbus, congiuntamente con Siemens e Rolls-Royce, per la realizzazione di un aereo di linea, un prototipo di aereo di linea dell'Airbus che fosse ibrido, in cui, come vedete, su un'ala abbiamo due turbine tradizionali, diciamo quindi a gas, e sull'altra ala abbiamo invece un propulsore elettrico, alimentato chiaramente da un sistema elettrico di bordo. Poi in realtà, anche a causa della pandemia e tutto quello che è successo, diciamo, a partire dal 2019 ad oggi, purtroppo questo progetto ha avuto dei rallentamenti, si è un po' arenato, però certamente non è qualcosa che
ha subito un arresto, ma ha subito sostanzialmente una sospensione. Tanto è vero che per taglie più piccole, se consideriamo aerei, diciamo, che non sono di linea, come sono aerei per esempio ultraleggeri, la tecnologia della propulsione elettrica è assolutamente importante, e mi verrebbe da dire anche, non voglio chiamarla consolidata, ma comunque già implementata, non soltanto sperimentale. Questo è, per esempio, che ho mostrato, che vediamo in questa slide, è la foto di un velivolo ultraleggero prodotto dall'azienda Pipistrel, che è un'azienda che ha sede in Slovenia, ma che ha anche uno stabilimento molto importante di circa, credo, 200 dipendenti nella provincia di Gorizia, quindi la nostra regione. Naturalmente ci sono dei grandi generatori elettrici, ne abbiamo parlato prima anche a bordo delle navi, oltre ai motori di propulsione che azionano chiaramente le eliche, abbiamo anche dei grandi generatori accoppiati ai motori diesel. Ecco, alcuni di questi generatori sono proprio prodotti, diciamo, nello stabilimento Nidec di Monfalcone, che tra l'altro è collocato, diciamo, molto vicino, anche logisticamente, diciamo, allo stabilimento della Fincantieri, dove vengono realizzate queste enormi navi da crociera. Poi c'è tutto l'ambito, chiaramente, della generazione elettrica da fonti rinnovabili, in particolare della generazione eolica. Una delle grandi tendenze sicuramente oggi in atto, chiaramente, è quella di, come tutti sanno, di produrre energia da fonti non inquinanti. Certamente il sole è una di queste, ma la tecnologia, diciamo, fotovoltaica ha già avuto un'importante diffusione fino ad oggi. Ci continuerà ad averla sicuramente, però si prevede una diffusione ancora maggiore per quanto riguarda gli impianti eolici, quindi la possibilità di estrarre veramente delle grandi quantità di energia elettrica dal vento, in particolare da grandi impianti eolici offshore, quindi praticamente installati sostanzialmente in riva al mare o anche in prossimità della costa, comunque diciamo in ambito marittimo. Vediamo queste grandi torri eoliche. E in cima a queste torri delle navicelle, come vedete, sono queste piccole cabine dentro le quali viene montato un generatore elettrico che viene mosso dalle pale, chiaramente, della turbina, e questo generatore naturalmente poi va a produrre energia elettrica, la quale poi viene trasmessa tramite dei cavi che passano attraverso la torre e poi diciamo corrono lungo il fondo del mare, fino a connettersi chiaramente con la rete elettrica terrestre. E provate a immaginare quali sono naturalmente le sfide ingegneristiche nello sviluppo di generatori di questo tipo. Si tratta di far stare dei generatori di enorme potenza, perché qui si parla per ogni torre di potenza che sono dell'ordine di 20 megawatt o anche di più, 20 milioni di watt o anche di più, quindi generatori elettrici di enorme taglia, di enorme potenza, che devono essere collocati all'interno di queste navicelle. Sono tutti, diciamo, degli aspetti a cui noi anche, tra l'altro, abbiamo contribuito, a questi come anche ad altri che ho citato in precedenza, come a livello di ricerca, perché come saprete, sicuramente l'università da un lato deve chiaramente insegnare le cose, ma dall'altro lato deve anche contribuire, deve anche collaborare con le industrie, con le aziende, con le istituzioni anche pubbliche per poter realizzare, diciamo, cose innovative. E questo sicuramente lo facciamo anche nell'ambito delle macchine elettriche, come anche nell'ambito di queste applicazioni che ho citato fino adesso, come dirò a brevissimo nelle prossime slide. Ecco, un altro ambito, per esempio, in cui trova applicazione, diciamo, le macchine, dei generatori elettrici, in questo caso sono nell'ambito della generazione idroelettrica, perché anche quella è una fonte rinnovabile, chiaramente. Se io produco energia dall'acqua, a partire dall'acqua sicuramente non inquino. E quindi ci sono dei grandi impianti, diciamo, idroelettrici, quelli basati su dighe, serbatoi, eccetera, eccetera, che montano dei generatori elettrici di enormi dimensioni come questo. E questo, tra l'altro, è un generatore
è uno dei generatori o simile a generatori che vengono prodotti da un altro stabilimento Nidec collocato in Italia, in provincia di Salerno, si chiama uno stabilimento Motortecnica, con il quale abbiamo dei rapporti anche noi di collaborazione e diciamo che si tratta, come vedete, di generatori idroelettrici di enormi dimensioni. Però quasi tutti i siti dai quali si può produrre energia idroelettrica, diciamo, con questa tecnologia sono state, diciamo, oggi già in parte, diciamo, sfruttate. Quindi probabilmente le prospettive future saranno quelle di uno sfruttamento dell'energia idroelettrica attraverso impianti più piccoli, diciamo, installati sui fiumi, come detto, i cosiddetti impianti ad acqua fluenti di tipo microeolico e mini eolico, basati per esempio su turbine a coclea. E su questi abbiamo anche un esempio di realtà territoriali, come per esempio l'azienda Hydropower Generation HPG, che produce proprio questo tipo di impianti, con il quale, l'azienda con la quale noi collaboriamo strettamente e con la quale stiamo proprio cercando di sviluppare delle nuove turbine a coclea, come quella mostrata qui, per impiego, diciamo, soprattutto a livello, diciamo, fluviale, e che possono essere particolarmente innovative e competitive in quanto hanno la capacità di integrare sostanzialmente la turbina stessa con il generatore elettrico, in modo tale, secondo una configurazione meccanica che praticamente concepisce la turbina e il generatore come un corpo unico, anziché installare il generatore esternamente alla turbina, come normalmente succede, come si vede per esempio in questo schema. Chiaramente un'altra prospettiva, diciamo, è quella dell'impiego, diciamo, dell'energia che viene dal mare attraverso, per esempio, impianti di tipo che usano per esempio il moto ondoso o impianti che utilizzano le maree. E anche su questo abbiamo fatto molti studi e ci sono tante tecnologie, diciamo, che abbiamo in parte anche contribuito come gruppo di ricerca a sviluppare e a studiare. Però, diciamo, vediamo adesso alcuni esempi, alcune attività che abbiamo svolto, diciamo, in tempi relativamente recenti per quanto riguarda, diciamo, per quanto riguarda il contributo a creare proprio conoscenza, cioè il contributo ad attività di ricerca e sviluppo. Certamente noi abbiamo i nostri laboratori all'interno dell'università nei quali chiaramente studiamo, facciamo calcoli, facciamo simulazioni, però la nostra, diciamo, vocazione per quanto riguarda la ricerca non è tanto quella di sviluppare una ricerca all'interno dell'università, ma è una vocazione, diciamo, ad interagire con il mondo industriale, quindi con le aziende, soprattutto le aziende del territorio, ma non solo, e anche con enti di ricerca, anche di tipo non privato, quindi tipo pubblico, per sostanzialmente aiutare queste realtà industriali o, diciamo, istituzionali a sviluppare delle cose sempre nuove, sempre più interessanti, sempre più competitive, sempre più economiche, sempre più efficienti, e attraverso delle attività di ricerca e sviluppo che solo parzialmente queste aziende e queste realtà riescono a svolgere al loro interno, perché molto spesso c'è bisogno di appoggiarsi proprio ad un partner, diciamo, esterno, come appunto l'università. Qui ho citato alcuni esempi, alcuni loghi, diciamo, di aziende con le quali abbiamo collaborato oppure stiamo collaborando nel campo dei motori e generatori elettrici. A quali finalità? Beh, è chiaro che noi vogliamo principalmente contribuire e concorrere alla innovazione di prodotti di processo. L'innovazione per nuove applicazioni, quindi per nuovi tipi di macchine, nuovi tipi di motori di generatore, che sono completamente diversi da quelli già esistenti o reperibili sul mercato, già prodotti da delle aziende, diciamo, con le quali collaboriamo.
Vogliamo chiaramente aiutare queste aziende a ridurre i costi di produzione, perché sappiamo oggi che una delle più grandi sfide è quella della globalizzazione, cioè le aziende occidentali devono competere con aziende, diciamo, indiane, cinesi, comunque orientali, che hanno dei costi di manodopera molto più bassi, e a tale scopo è fondamentale fare un'operazione chiaramente di riduzione dei costi di produzione. E naturalmente è molto importante aumentare anche le prestazioni di queste macchine. Tutti sanno l'importanza in particolare dell'efficienza energetica, legata al grande tema del risparmio, chiaramente, energetico. Se noi vogliamo inquinare di meno, cosa possiamo fare? Dobbiamo chiaramente produrre l'energia in maniera pulita, quindi senza inquinare, quindi da fonti rinnovabili. Però un'altra cosa fondamentale è quella di limitare i consumi, limitare gli sprechi di energia. E uno spreco di energia è proprio legato alla presenza di eventuali macchine elettriche poco efficienti, nelle quali cioè una parte importante dell'energia elettrica che viene assorbita viene non utilizzata a scopo utile, ma viene invece dissipata, per esempio, in calore. Quindi aumentare l'efficienza delle macchine elettriche, dei motori elettrici in particolare, è di estrema importanza anche proprio per ridurre, diciamo, il fabbisogno energetico complessivo e quindi per ridurre di conseguenza anche per diciamo, l'inquinamento atmosferico. Vediamo esempi di contributo per quanto riguarda l'innovazione. Diciamo, applicata a nuovi tipi di macchine. Beh, noi sappiamo che questa è la tipica macchina elettrica, no? Che quando noi pensiamo a una macchina elettrica, pensiamo a qualcosa che è fatto così, a una forma circolare, però spesso diciamo, qual è il problema? Che con macchine elettriche che hanno questa forma, così se vogliamo cilindrica, come aumenta la potenza, aumentano chiaramente anche le loro dimensioni e spesso ci troviamo ad avere, diciamo, una forma e una dimensione di macchina elettrica che la rendono sostanzialmente proibitiva per l'installazione nei luoghi in cui questa macchina deve essere utilizzata. Un tipico esempio, ecco, quindi per problematiche legate soprattutto alle dimensioni. Un tipico esempio è quello delle turbine eoliche. Turbine eoliche dove abbiamo visto prima, citavamo un esempio, abbiamo degli spazi estremamente ristretti per installare il generatore elettrico e di conseguenza pensiamo diciamo a generatori che sono naturalmente dovrebbero essere molto grandi e devono essere però installate, quindi con diametri anche dell'ordine diciamo di svariati metri, devono essere installati in queste navicelle che per loro natura devono essere per forza abbastanza piccole. Allora, una delle cose che abbiamo pensato, abbiamo anche realizzato recentemente è diciamo di progettare dei motori elettrici innovativi quali non avessero una forma, come dire, circolare, una geometria circolare o cilindrica, ma avessero una forma per così dire allungata e che avessero per esempio quindi di conseguenza anche il vantaggio di poter essere potenzialmente installate all'interno di una torre eolica, sfruttando non soltanto lo spazio, come si vede dalla navicella, che è molto limitato, ma anche lo spazio, diciamo, molto più invece generoso che è messo a disposizione dalla torre eolica. E quindi abbiamo sviluppato una nuova topologia di motore elettrico, passando da questa forma convenzionale a questa forma in cui si vede che il motore diventa praticamente allungato, una forma. Qual è il principio? Quello sostanzialmente di un cingolo, no? Questo è un cingolo, quindi con delle ruote in qualche modo che sono accoppiate meccanicamente al cingolo stesso, e naturalmente il problema è quello di far sì che diciamo che queste ruote possano muoversi. Come si possono muovere? Montando, diciamo, dei magneti permanenti, quelle calamite di cui parlavo prima, sui vari elementi meccanici del cingolo e prevedendo un campo magnetico generato da opportuni avvolgimenti elettrici alimentati da correnti alternate, il quale campo magnetico si sposta nello spazio e porta in rotazione i magneti collegati al cingolo in modo tale che il cingolo stesso, scorrendo, possa a sua volta portare in rotazione queste ruote. E poi queste ruote saranno chiaramente collegate agli organi o agli oggetti che dovranno essere mossi. E
Allora, poi è stato implementato inizialmente in questa forma, quindi si vede questo sorta di rotore esterno con forma diciamo cingolata e con diciamo un accoppiamento meccanico con queste ruote, le quali sono a loro volta adatte ad essere accoppiate a dei motori primi oppure a degli utilizzatori meccanici esterni. Qui vediamo la parte interna, questo è la zona diciamo dell'avvolgimento elettrico che crea il campo elettrico, il quale poi il campo magnetico, il quale poi a sua volta porta in rotazione chiaramente il cingolo e quindi imprime e genera la coppia per far ruotare le due ruote, qui vediamo dentate, diciamo rappresentate in giallo. Questo è un altro esempio, diciamo, del prototipo che abbiamo pensato, con un dettaglio del magnete permanente montato su ogni elemento del cingolo esterno. E questa è una rappresentazione invece della parte interna, che è la parte statica, statorica, che genera il flusso magnetico tramite degli avvolgimenti elettrici. Ecco, qui abbiamo chiaramente, grazie alla collaborazione con un'azienda locale, diciamo, della provincia di Trieste, si chiama Lampa System, che è un nostro partner, tra l'altro, diciamo, di ricerca e sviluppo. Abbiamo prodotto un prototipo, sviluppato, proprio costruito un prototipo di questa macchina per verificarne il funzionamento. Queste sono alcune foto che mostrano alcune fasi di produzione di questo prototipo, alcuni pezzi, diciamo, durante la fase di realizzazione. E questo è il prototipo finito che poi è stato provato per verificare che effettivamente questo, diciamo, il principio di funzionamento fosse corretto e fosse traducibile, implementabile in un oggetto realmente funzionante. Abbiamo verificato questo, poi abbiamo pensato anche di estendere, se vogliamo, l'impiego di questa macchina e di calarla soprattutto nell'ambito delle applicazioni marittime, per esempio l'ambito, diciamo, della sterzatura dei grandi timoni delle navi. Qui si vede, diciamo, una parte di scafo di una grande nave, può essere civile o militare, con i due timoni. E normalmente questi timoni sono azionati mediante delle grandi macchine di tipo oleodinamico, di tipo idrostatico, le quali per funzionare hanno bisogno di grandi impianti, diciamo, di olio pressurizzato. Impianti che sono assai poco efficienti, anche molto inquinanti, perché l'olio è di difficile critica, diciamo, gestione. Spesso si verificano dei fenomeni, richiede molta manutenzione questo tipo di impianto, chiaramente si verificano spesso delle perdite. E quindi la nostra idea è stata quella di rimpiazzare tutto questo equipaggiamento, diciamo, legato all'olio in pressione, da qualcosa di molto semplice, che non richiede manutenzione, molto efficiente, che è un motore elettrico, come vedete, secondo la forma, diciamo, la morfologia che ho illustrato prima, motore elettrico che è montato proprio secondo questa configurazione. Qui si vede che c'è i due alberi del motore sono collegati ciascuno ad un timone della nave, quindi la rotazione, diciamo, del motore comporta la rotazione simultanea e sincronizzata dei due timoni. Naturalmente è un esempio di applicazione. Lo stesso tipologia di motore che abbiamo sviluppato si presta bene anche, sempre restando nell'ambito marittimo navale, alla propulsione, per esempio, delle eliche, perché spesso le eliche sulle navi, come vediamo qua, sono in coppia. Quindi abbiamo due eliche che sono montate su assi paralleli che si muovono in maniera sincronizzata. E quindi l'idea è quella sostanzialmente di realizzare un unico motore collocato tra gli alberi delle due ruote, delle due eliche, e un unico motore ai cui alberi siano collegate, siano meccanicamente connesse le due eliche, secondo una configurazione che è quella che possiamo vedere rappresentata qui, che è la configurazione prototipale che poi abbiamo testato chiaramente non su una nave da crociera, ma su una imbarcazione, diciamo, di piccola taglia, in cui si vede che c'è questo motore, diciamo, allungato in questo modo, non di forma cilindrica, ma di forma allungata, con
i due alberi calettari, diciamo, connessi direttamente ai due alberi che vanno poi a, diciamo, muovere le due eliche dell'imbarcazione. Questo è il concept design, se vogliamo, il rendering, come si dice, tridimensionale del prototipo più evoluto che abbiamo effettivamente realizzato. Secondo lo stesso principio di funzionamento del motore che ho mostrato precedentemente, quindi c'è una parte interna, diciamo, con degli avvolgimenti elettrici che creano un campo magnetico, il quale, diciamo, si sposta nello spazio e nel tempo, andando a portare in rotazione il rotore esterno cingolato e quindi portando a sua volta in rotazione anche queste due ruote di estremità e quindi gli alberi ad esse collegati. Questi sono esempi, sono delle foto, diciamo, fatte durante il test del prototipo, di cui vedete qui alcune immagini, e questi sono il test, diciamo, del prototipo in laboratorio fatto anche all'interno della barca. Qui si vede forse ancora meglio la presenza di questa macchina. Come vedete, in base alla sua forma, grazie alla sua forma, riesce anche a, come dire, occupare assai meno spazio all'interno dell'imbarcazione stessa, no? Perché se avessimo un motore di tipo cilindrico tradizionale, esso andrebbe a sporgere sostanzialmente in senso verticale, quindi andrebbe ad occupare spazio utile nella parte, diciamo, superiore, invece, diciamo, sulla superficie, come dire, calpestabile dell'imbarcazione. E questo è stato qualcosa che ci ha anche è stato proposto anche al Salone Nautico di Genova, ed è stato pubblicizzato anche da alcuni, quotidiani della stampa locale. Ci sono anche altri esempi, per esempio, sempre nell'ambito, diciamo, del marittimo, delle applicazioni navali, ecco, un'altra attività di ricerca e sviluppo alla quale abbiamo partecipato, quella relativa ad un motore elettrico fuori bordo, diciamo completamente innovativo. Esistono già fuori bordo, motori fuori bordo elettrici come quelli che vedete rappresentato qui, ma secondo la tecnologia attuale abbiamo un motore elettrico qui nella parte superiore e l'elica nella parte inferiore. Poi abbiamo degli organi di trasmissione per naturalmente trasmettere il moto dal motore fino all'elica. L'idea era quella di fondere il motore con l'elica per ottenere un assieme assolutamente compatto e unico, quindi realizzare una sorta di moto elica. Realmente aveva questa e ha avuto proprio questa struttura, quindi è fatta esattamente per essere installata come un fuoribordo. Quindi questa è la moto elica, diciamo, come si vede immersa. Questa è la parte di supporto che collega la moto elica con l'imbarcazione. E il concetto è che questa moto elica in realtà comprende il motore elettrico. Il motore elettrico è formato dalla parte fissa statica, che è questa corona più esterna, quella collegata con il supporto, e da una parte invece rotante, che è questa corona più interna, diciamo, sulla quale, come vedete, sulla cui superficie, diciamo, interna sono fissate le pale. Sono, vedete qua. Quindi in sostanza questo è un insieme che mette. Che realizza, che implementa, che diciamo combina all'interno dello stesso oggetto il motore elettrico e l'elica. Ingombro. Questo è un rendering 3D del motore, della motore barra elica che è stato pensato, e ora vedremo anche alcuni esempi, diciamo, qui della parte statorica. Molto interessante osservare, per chi magari ne sa un po' di più, che la parte statorica, quindi questa, diciamo, corona esterna, la comprende non soltanto gli avvolgimenti elettrici, ma comprende anche le schede elettroniche che poi servono ad alimentare gli avvolgimenti stessi e a controllare il motore in modo tale da farlo ruotare chiaramente alla velocità giusta, che serve chiaramente a spingere l'imbarcazione alla velocità che noi desideriamo. Quindi in realtà la parte statorica integra anche le schede elettroniche di alimentazione di controllo. E vediamo qui un esempio anche di come è fatto il rotore, quindi la parte che ruota con i magneti permanenti, di cui abbiamo più volte parlato. Ecco qui, come vedete, questi sono dei fori per il fissaggio proprio delle pale all'interno del rotore stesso.
Naturalmente il progetto di questa macchina è stato molto sfidante dal punto di vista ingegneristico perché gli spazi a disposizione erano molto piccoli, perché bisognava integrare un oggetto meccanico e un oggetto elettrico, perché bisognava stare molto attenti soprattutto al fatto che questo oggetto doveva finire sott'acqua e quindi bisognava assolutamente evitare l'ingresso dell'acqua diciamo all'interno, le parti interne, diciamo, del motore per evitare appunto il contatto tra acqua e parti elettriche. Come sappiamo, le parti elettriche non vanno d'accordo con. E questo è un esempio di motore provato al banco e del motore che poi alla fine è stato provato anche su una imbarcazione, diciamo, proprio come diciamo motore fuori bordo. Alcuni esempi riguardo ai motori elettrici che noi abbiamo aiutato a sviluppare con alto rendimento, perché il problema, per esempio, che si pone in molte applicazioni, in questo caso non di tipo marittimo, non di tipo navale, ma di tipo principalmente domestico, è che i motori che troviamo, per esempio, nelle lavatrici, nei frigoriferi, eccetera, sono dei motori a bassa efficienza. Se voi prendete una lavatrice, specialmente un po' datata, spesso trovate all'interno della lavatrice dei motori, possono essere di varia tecnologia, ma che hanno spesso un rendimento attorno al 50%. Che cosa vuol dire? Vuol dire che metà della potenza elettrica che viene assorbita da questi motori viene effettivamente usata a scopo utile. Nel caso di una lavatrice viene usata per fare ruotare il cestello, ma l'altra metà della potenza elettrica assorbita viene dissipata in calore e quindi non serve niente. E questo chiaramente è un problema, perché significa per una famiglia, per esempio, pagare una bolletta più alta, naturalmente, ma a livello più ampio, a livello globale, significa naturalmente un contributo non certo positivo alle problematiche ben note relative diciamo, alla limitazione dei consumi energetici e alla limitazione dei problemi di inquinamento, chiaramente di effetto serra e così via. Allora, quello che abbiamo fatto è, come gruppo, un'azienda, che è proprio questa che vedete qui, la Nidec, diciamo, di Pordenone, provincia di Pordenone, stabilimento Nidec, provincia di Pordenone, a realizzare un motore elettrico che sostanzialmente avesse gli stessi ingombri di quelli attualmente presenti nelle lavatrici, quindi quelli con rendimento del 50%. Fosse molto più economico, diciamo, quindi con gli stessi ingombri, più o meno con gli stessi costi, addirittura forse anzi con costi ben inferiori, però con un rendimento dell'82%, in maniera tale che sostanzialmente vado a perdere soltanto il 18%, non il 50% più della potenza elettrica che io assorbo per far girare il motore. E come è stato fatto questo? È stato fatto progettando il motore in una maniera particolare e non ricorrendo a cose complicate, perché il motore nuovo, questo nuovo prototipo che abbiamo sviluppato, un motore come si chiama riduttanza o riduttanza assistita, è una struttura molto più semplice rispetto, paradossalmente, rispetto ai motori elettrici usati precedentemente, che erano al contrario molto complicati nella loro struttura e anche molto costosi a livello di produzione. Qui vedete il rotore formato semplicemente da un pezzo di ferro con dei fori all'interno, ma alcuni di questi fori poi possono essere riempiti con dei magneti permanenti per migliorare le prestazioni. Ma il concetto è molto semplice: realizzare un rotore di questo tipo è molto facile dal punto di vista produttivo ed è anche molto economico. È chiaro che lo sfione, perché questi fori, chiamiamoli così, previsti nel cilindro rotorico non devono essere messi a caso. Se io voglio ottenere le prestazioni effettivamente volute da questa macchina, devo saper collocare, per così dire, sagomare opportunamente i fori, diciamo, del cilindro rotorico in maniera opportuna. Quindi, secondo delle leggi che non sono previste a priori, non sono scritte in qualche libro, sono delle leggi che devono essere scoperte, devono essere in qualche maniera inventate, no? In questo sta l'attività di ricerca e sviluppo. E quindi sono state, diciamo, realizzate delle teorie, in parte anche, diciamo, dei programmi di calcolo, eccetera, che hanno consentito di sagomare, di dimensionare opportunamente questi fori, diciamo,
all'interno del rotore in modo tale da ottenere, come dicevo prima, le stesse prestazioni dei motori precedenti, però con un risparmio, con le stesse dimensioni e con gli stessi pesi, tra l'altro anche, ma con un enorme vantaggio dal punto di vista, diciamo, dell'efficienza energetica. Ecco, volendo potrei fare molti altri esempi, posso citare un altro caso di studio, un altro caso di ricerca e sviluppo che ci è interessante, che ci ha visto coinvolti, sempre per uno stabilimento Nideco, stavolta di Monfalcone. Questo è un turbocompressore, un motore che aziona un turbocompressore che diamo qua per l'industria del gas. Con queste caratteristiche, 10.000 giri al minuto, sono tantissimi, una macchina estremamente veloce, specialmente con una potenza molto elevata. E qui l'esigenza era quella, soprattutto anche qua, di realizzare una macchina molto efficiente, perché sono macchine che a decine o a centinaia devono funzionare 24 ore su 24. E quindi sostanzialmente è molto importante che abbiano delle, diciamo, degli elevatissimi livelli, degli elevatissimi standard, diciamo, di performance, di prestazione, ma soprattutto degli elevatissimi standard di efficienza, di rendimenti molto molto elevati, quindi dei consumi molto molto bassi. E su questo, per fare questo, abbiamo dovuto ricorrere per esempio ad un rotore che fosse a levitazione magnetica. Non so se si sa, se è noto cosa si intende per levitazione magnetica, ma se è un rotore che gira così veloce, 10.000 giri, e utilizza dei cuscinetti normali, a sfere, a rulli o a strisciamento, quello che è chiaro che si verificano degli attriti inevitabilmente tra le parti che ruotano. E questi attriti producono delle perdite, quindi producono un peggioramento del rendimento. Invece, se io voglio realizzare una macchina a dei rendimenti altissimi, io voglio evitare qualunque contatto tra le parti in movimento tra di loro. Quindi bisogna realizzare un rotore che sia sospeso, diciamo, nel vuoto, per così dire, nell'aria, e che non ci sia, in modo tale che non ci sia contatto tra la parte gialla che ruota e la parte arancione che rimane ferma. E questo è possibile tramite la levitazione magnetica, cioè facendo in modo che questa parte arancione sia alimentata da opportune bobine elettriche, le quali diciamo, producono una forza, diciamo, che mantiene in sospensione, diciamo, per così dire, a mezz'aria il rotore, ed evitando che questo quindi entri a contatto con la parte fissa. Questo ha richiesto molta attività di ricerca, ha richiesto delle topologie molto particolari, diciamo, sulle quali chiaramente non mi soffermo, ma certamente sono stati identificati tutti i parametri che potevano essere di interesse per migliorare le prestazioni della macchina. Sono stati realizzati progetti di programmi di calcolo, di analisi che permettessero per ogni set di parametri di calcolare le prestazioni. Sono stati calcolati decine o centinaia di possibili diverse diciamo, soluzioni di progetto per questa macchina, e poi sono state fatte delle valutazioni. È stata scelta la macchina, la configurazione che portasse alle minime perdite, ma anche in presenza, diciamo, di minimi costi o comunque di costi di produzione. Sono stati quindi realizzati i prototipi, sono stati provati questi prototipi in ambito chiaramente industriale. Questo è qualcosa che solo l'industria può fare, l'azienda, cioè l'università chiaramente non è in grado di fare tutto questo. E la cosa interessante è stata che durante le prove è stato verificato che proprio in corrispondenza delle velocità nominali, delle potenze nominali, si sono potuti raggiungere valori di rendimento prossimi al 99%. Quindi vuol dire che 1%, solo l'1% della potenza elettrica assorbita da questo motore viene dissipata in perdite, tutto il resto viene trasferito in potenza meccanica utile, diciamo, a far girare il compressore. E questo è stato un grande risultato, devo dire, forse innovativo, perché penso che non esistano altri motori elettrici che abbiano dei rendimenti così importanti, tra l'altro con dei caratterizzati dai costi di produzione tutto sommato competitivi o comunque sopportabili, diciamo, dal punto di vista industriale.
e quindi della commercializzazione. Ecco un ultimo esempio, ma ripeto, ne potrei fare tanti perché abbiamo tante collaborazioni di questo tipo, è relativo all'ambito che citavo prima dell'offshore, quindi della generazione eolica offshore. Abbiamo collaborato con l'azienda, che è sempre lo stabilimento Nidec di Monfalcone, per realizzare un grande generatore eolico con un diametro di circa 4 metri, adatto, diciamo, proprio alla generazione eolica offshore. Qui si vede questo generatore, se ne possono apprezzare le dimensioni, una potenza di circa 2 MW, che è molto grande per questo tipo di applicazioni. Abbiamo sicuramente anche qua dovuto automatizzare molto il processo di progettazione, perché l'obiettivo naturalmente era quello di realizzare una macchina per la quale non c'era nessun riferimento in letteratura, quindi non si poteva dire io progetto la macchina seguendo quello che sta scritto in questo libro, quello che trovo in questo sito web. E quindi qua si trattava di comparare, diciamo, tante, il più possibile, diciamo, soluzioni di progetto possibile, in modo da scegliere quella migliore. E qui, diciamo, senza entrare nei dettagli, qui si è dovuto fare chiaramente un programma di calcolo che andasse a costruire da solo, quindi in maniera, diciamo, autonoma, diciamo così, automatizzata, le geometrie, le varie geometrie di progetto, andasse a fare il calcolo prestazionale automatizzato per ciascuna di queste geometrie, e in modo tale da produrre dei grafici di questo tipo, in cui si vede che ogni colonnina rappresenta una configurazione progettuale, tra le quali dell'azienda, queste sono le stesse cose, sono rappresentate in forma numerica, diciamo tabulare, per cui è stata scelta, diciamo, una configurazione di progetto che si riteneva rappresentare il miglior compromesso tra le esigenze prestazionali e le esigenze poi chiaramente di economicità produttiva. Per questa soluzione identificata, chiaramente si sono andati a fare poi degli studi di dettaglio di tipo elettromagnetico. Qua si vedono analisi che abbiamo fatto con metodi cosiddetti agli elementi finiti per determinare proprio tutta la distribuzione delle correnti parassite all'interno delle parti attive del generatore. Sono stati fatti degli studi di carattere meccanico per studiare le possibili deformazioni chiaramente del generatore in presenza di diverse possibili sollecitazioni, appunto di tipo meccanico e strutturale, e poi è stato chiaramente realizzato il prototipo, anche questo da parte dell'azienda, perché chiaramente è qualcosa che l'università da sola non è in grado di fare. Qui sono alcuni esempi, diciamo, di alcune foto fatte, scattate durante il processo di produzione del prototipo, in cui si vede una delle caratteristiche importanti che abbiamo, diciamo, pensato per questa macchina, cioè la sua modularità, cioè per renderla più facilmente costruibile, viste le dimensioni gigantesche, abbiamo proprio pensato di realizzare, per esempio, l'avvolgimento di statore che vediamo qua, come formato da tanti piccoli moduli, tutti uguali, come questo, ripetuti tante volte, in modo tale che ogni modulo potesse essere fabbricato, prodotto per conto proprio, e poi potesse essere soltanto un'operazione di assemblaggio di questi moduli sulla parte, lo vediamo anche in quest'altra foto, ed è un qualcosa che, diciamo, ha questa modularità, anche un grande vantaggio dal punto di vista del funzionamento della macchina, cioè dal punto di vista di quella che viene chiamata tolleranza ai guasti. Cioè, cosa succede? Se supponiamo che si verifichi un guasto in alcuni dei moduli che compongono la parte statorica, perché supponiamo che ci sia un cortocircuito in qualcuno di questi, o in tutti e quattro, per esempio, questi moduli, beh, allora la macchina è progettata in modo tale che gli altri moduli possano continuare a funzionare, quindi possono garantire la capacità del generatore di continuare a produrre potenza anche in presenza di un guasto. E questo è qualcosa di molto importante, chiaramente, per un generatore che deve essere installato in mezzo al mare e per il quale di conseguenza non è pensabile che a fronte di un guasto ci sia un immediato intervento. Poi chiaramente sono stati fatti curati molti altri aspetti riguardanti l'economicità della produzione della macchina, perché il grande
dilemma, ricordiamoci sempre, è nell'ambito industriale che io voglio produrre, voglio realizzare dei prodotti che siano ad alte prestazioni, ma che siano anche nello stesso tempo competitivi su un piano commerciale. Quindi devono essere macchine, diciamo, ad alte prestazioni, ad alta efficienza, ma anche con bassi, relativamente bassi costi di produzione, perché altrimenti sul mercato non troveremo mai dei clienti disposti ad acquistare questi oggetti. E poi sono state fatte chiaramente tutti i rilievi, i test chiaramente sulle macchine, compresi anche i test di tipo termico, per esempio, e questo è stato pensato in anticipo, qui si vede è stata realizzata una finestrella sulla parte, diciamo, statorica, sulla parte, diciamo, di involucro metallico che racchiude lo statore, per monitorare tramite una termocamera la temperatura delle parti interne, in modo tale che tutto il funzionamento della macchina costruita riflettesse in effetti le previsioni o le predizioni che sono state fatte durante la fase progettuale di simulazione.